Torna l'azzurro sopra Empoli con la squadra di Giovanni Martuscello che dopo la deludente prestazione in terra calabra contro il Crotone riesce invece in questa 23esima giornata di Serie A a smuovere la classifica raccogliendo un punto importante in casa contro il Torino. Importante perché si doveva subito rialzare l'Empoli dopo il netto KO contro i calabresi, importante perché l'avversario di turno non era certo dei più abbordabili, con il Torino che infatti arrivava in Toscana con un solo risultato a disposizione per poter rimanere in corsa per l'Europa. Granata che però si sono trovati davanti un Empoli gagliardo che non si è lasciato scoraggiare dal vantaggio degli ospiti realizzato da Belotti e che ha ritrovato un grande Manuel Pucciarelli che anche con un po' di fortuna ha realizzato il suo secondo gol in campionato dopo quello di Pescara, regalando un punto prezioso ai suoi. Convincente è stata inoltre la prova di Daniele Croce con il centrocampista azzurro che è stato la spina nel fianco dei granati ieri al Castellani, come anche buone le prove dei nuovi acquisti con il Kadduri ed in seguito Zaic che non hanno fatto rimpiangere sulla tre quarti l'emigrante Riccardo Saponara. Ma il vero fuori classe dell'Empoli quest'anno porta il numero 28 sulle spalle e di nome fa Skorupski, detto anche San Lucas, con l'estremo difensore dei toscani che anche ieri è stato artefice di una prova magistrale negando la gioia a Iago Falche dagli 11 metri e tenendo a galla gli azzurri, azzurri che a questo punto stanziano sempre in 17esima posizione in classifica, a meno 3 dal Genoa ed a più 8 dal Palermo e dalla zona retrocessione. Oggi Martuscello nel frattempo ha concesso una giornata di riposo ai suoi ragazzi, con i toscani che dunque torneranno in campo domani per il primo allenamento in vista della impegnativa trasferta di domenica contro l'Inter. Ci sarà da valutare subito le condizioni di Costa e Pasqual, usciti acciaccati dalla sfida contro i Granata, mentre non sarà della partita sicuramente Bellucci, che dopo l'ennesimo giallo rimediato ieri non potrà essere schierato contro i nerazzurri. Da monitorare infine il reparto avanzato dell'Empoli, nel quale ha aperto il ballottaggio per il compagno di Michelizze contro l'Inter, con mister Martuscello che in settimana quindi proverà a tirar fuori qualche coniglio dal suo cilindro per cercare di contrastare l'armata nerazzurra. E ci avviciniamo così alla gara contro l'Inter, chissà se il Kadduri partirà titolare anche domenica. Intanto un esordio positivo quello contro il Torino, Luca. Sì, positivo, perché non era facile la prima partita giocare trequartista in un meccanismo oliato come quello dell'Empoli. Lui ne ha le caratteristiche, però a Napoli in questi anni quando giocava da esterno praticamente, spesso entrava nella parte finale delle partite e giocava da esterno, però secondo me ha tutte le qualità per giocare trequartista, ha le qualità tecniche, quelle fisiche e anche tattiche, quindi c'è stato i primi secondo me 10 minuti che ha fatto fatica a toccare il pallone, ma perché è un ruolo difficile in un meccanismo oliato, poi dopo pian piano è andato bene, si è inserito e secondo me ha fatto bene, si vede che la condizione è un pochino da migliorare, del resto era inevitabile, avrebbe giocato poco fino ad oggi, però secondo me è un giocatore che potrà dare molto all'Empoli e credo che non ci siano dubbi che anche contro l'Inter debba giocare perché si vede che ha qualcosina più degli altri. Ha detto presto sarò ai miei livelli, insomma l'ha detto a tutti nel post gara, noi però più volte Gabriele anche nel corso delle trasmissioni passate abbiamo parlato di quanto comunque sia difficile anche inserirsi nel gioco dell'Empoli al di là poi degli interpreti in campo, perché è un gioco complesso, un gioco corale, un gioco che comunque la squadra si porta avanti negli anni anche cambiando i vari allenatori. Guarda, su El Kadduri credo che si possa dirlo in parole povere molto semplicemente. Il Kadduri credo che non farà fatica ad entrare nei meccanismi dell'Empoli, perché è vero che nel Napoli ha giocato poco, è vero che nel Napoli per poco che ha giocato l'ha giocato da esterno, però è anche vero che Sarri gioca con lo stesso modulo dell'Empoli e durante gli allenamenti... Ora gioca 4-3-3. Sì, è un 4-3-3 che però in realtà... giocava prima... Come ha spesso spiegato anche il Kadduri in sede di presentazione, ha detto che durante la settimana hanno provato e hanno continuato a provare quel modulo. E quindi comunque il Kadduri lo conosce questo meccanismo. L'unica difficoltà del Kadduri, come diceva Luca, sono d'accordo con lui, è il fatto che avendo giocato poco non ha ancora nelle gambe i 90 minuti. Lui stesso ha detto che si sente nelle gambe 60 minuti di partita. Penso che adesso nelle prossime 2-3 partite complicate per l'Empoli, per il Kadduri comunque giocando possa tranquillamente arrivare, non dico ai 90 minuti, però insomma agli 80, ai 75, 80 minuti di buona resa.
Poi la fortuna dell'Empoli è anche l'ambiente, un ambiente tranquillo, una famiglia, per cui insomma credo che per il Kaduri non sia difficile entrare nell'ambientamento giusto di questa squadra. E con l'arrivo di El Kaduri Pucciarelli è tornato un po' nel suo ruolo naturale? Sì, credo che sia il ruolo più congeniale per lui, è un attaccante, ha queste grandi doti di corsa e resistenza, che non è facile un attaccante trovarle perché scatta in continuazione, partecipa alla fase difensiva e secondo me è il ruolo più congeniale, ecco. Anche se poi trequartista lui ci giocava, diciamo, prima anche di fare l'attaccante, però secondo me da attaccante in questa maniera è il ruolo più congeniale, ecco. Quindi secondo me ora l'Empoli, ecco, ai giocatori di valore nei posti più adatti. E ha comunque degli attaccanti anche con caratteristiche molto diverse tra loro. Sì, anche se poi alla fine quando giochi con questo modulo che usa l'Empoli da qualche anno col trequartista e due attaccanti, i due attaccanti devono essere entrambi di movimento, entrambi disposti a correre, a smarcarsi sull'esterno, sia nella fase offensiva, poi partecipare anche nella fase difensiva. Rispetto a altri moduli dove c'è il centravanti e la seconda punta, ecco, quello dell'Empoli, le caratteristiche più o meno, oppure i compiti degli attaccanti sono simili. È chiaro che avere un Michelizze che ha più fisico e quindi di testa poi le può rendere quando c'è la palla alta, ecco, ti offre maggiormente un'arma in più, ecco, però poi il lavoro che devono fare più o meno è simile. Levan Michelizze, Gabriele, che in questa stagione sta riuscendo ad avere i suoi spazi, è comunque in condizione, insomma, visto che abbiamo avuto delle stagioni particolarmente travagliate anche dagli infortuni, adesso sta trovando continuità. Guarda, probabilmente Levan è aiutato anche dal fatto che sta giocando con maggior continuità. E il fatto sicuramente che gli infortuni finalmente sembrano essere un po' lontani. Levan, io ho sempre avuto, diciamo, un debole per Levan, perché secondo me ha una grandissima tecnica. Ieri, insomma, se entrava quel gol su rovesciata, credo, insomma, che il suo diventava assolutamente uno dei gol più belli della storia dell'Empoli in Serie A. Poi ha quelle caratteristiche che servono proprio all'Empoli, cioè grande spirito di sacrificio. Perché come diceva Luca, l'attaccante ad Empoli deve fare l'attaccante, ma deve anche contribuire al gioco corale dell'Empoli. E Levan lo fa, corre e rincorre. Comunque Luca, la rovesciata è un po' uno dei suoi gesti, l'abbiamo vista fare anche di recente da centrocampo, comunque per mandare poi un suo compagno verso la porta, poi non c'è stato il gol, ma quel gesto tecnico ce l'ha. Sì, si vede che è portato, no? Perché la rovesciata devi... come dire, ti deve venire in un attimo in mente il gesto nel momento che la palla la vedi più o meno capitare in una zona adatta a fare rovesciare. Quindi a lui, ecco, si vede, come dicevi te, che gli viene abbastanza veloce e naturale, cioè non ci deve pensare molto. Non ci dimentichiamo il gol in Scorpione contro il Genoa di 2 anni fa. Quindi, insomma, significa che non sono cose estemporanee, ma ce l'ha nel suo DNA. A che punto di crescita è, secondo te, da attaccante, da chi il fiuto del gol ce l'ha avuto, Levan Michelizze? Ma guarda, ieri, soprattutto in un campo pesante come quello di ieri, è stata una bella dimostrazione di condizione. Io temevo che potesse calare un pochino, perché il campo di ieri è il campo peggiore sul piano della spesa energetica e della spesa fisica. Invece fino all'ultimo era sempre piuttosto intraprendente, saltava di testa, e quindi il segno che la condizione è ottimale. Il giocatore secondo me è questo, che offre una completezza di soluzione, perché corre, lotta, ha peso e fisico per proteggere la palla, di testa è discreto. Forse dove potrebbe migliorare un pochino nel fiuto del gol, però il fiuto del gol forse è quella cosa meno facile da allenare. Non si può insegnare molto, ti viene pian piano, a qualcuno non viene mai perché non le capisce, perché è un misto di istinto e un misto di ragionamento. Quindi giocando secondo me la potrà affinare, però saranno piccoli miglioramenti che dovrà trovare lui e leggere lui, capire lui pian piano.
però secondo me per il resto ormai è veramente un attaccante completo. Guarda, mi ha fatto venire in mente una battuta di 2 anni fa di Sarri, quando parlando di Levan disse: deve imparare a stare più vicino all'area di rigore. Eh sì. Comunque adesso ci sta provando, ci sta provando. E il fatto di giocare in questo lo aiuta, no? Perché comunque psicologicamente credo anche per un attaccante, ma comunque per qualsiasi giocatore, avere anche delle stagioni in cui riesce a giocare poco, perché spesso sei infortunato, probabilmente abbatte anche a livello psicologico il giocatore. Adesso sta trovando continuità, può soltanto crescere. Sì, sì, quello sicuramente è stato bravissimo a tenere sempre botta, come si dice. Ecco, perché diciamo tutte le annate sfortunate che ha passato, esatto, avrebbero potuto veramente deprimerlo tantissimo. Invece l'ho sempre visto entrare con determinazione, sempre convinto. E sì, come si diceva prima, perché cioè, in area ci va. Ecco, fino ad oggi gli è mancato a volte leggere, intuire quelle palle sporche. Ha sempre fatto dei gran gol lui, belli fondamentalmente, o col tiro da fuori area oppure in area di rigore, però con gesti belli e gol piuttosto puliti. Ecco, un attaccante come lui per completarsi dovrebbe imparare, ecco, anche a farli brutti, ma a fare sì, di più, a sentire insomma, anche i gol, diciamo, di rapina, i famosi gol sporchi, i gol di anticipo, intuire una palla, provarci che sempre. Sì, e quindi ti ripeto, è un misto di istinto e di ragionamento che secondo me, però, giocando con continuità questa volta potrà affinare maggiormente. Certamente. Dicevamo, Gabriele, calendario difficile, la prima squadra che affronterà, insomma, la prossima settimana l'Empoli è l'Inter. Si può mettere in difficoltà l'Inter? L'Empoli ha le possibilità di mettere in difficoltà la squadra di Pioli? Secondo me sì, è chiaro che ora l'Inter è una squadra più forte rispetto a quella di qualche tempo fa, però per esempio anche ultimamente ieri ha giocato discretamente con la Juve, con la Lazio ha messo, cioè a un certo punto sembrava una squadra anche un po' imbarazzante, perché ogni azione la Lazio poteva fare gol in Coppa Italia, quindi è una squadra che probabilmente ha degli sbalzi, quando tutto gira ed è concentrata i giocatori sono di valore assoluto e quindi diventa un avversario molto difficile, però probabilmente ogni tanto la spina si stacca e quindi l'Empoli con la sua col suo modo di giocare, no? Molto raffinato, con questo 1-2 tocchi, speriamo che il campo sia non pesante come ieri, lo può mettere in difficoltà. È chiaro che se l'Inter gioca da Inter è superiore, però speranze ci sono. Comunque con le squadre, comunque sulla carta più forte, Gabriele, la storia recente dice che l'Empoli entra in campo e cerca sempre di proporre il proprio gioco e offre generalmente delle belle prestazioni per un tempo, forse poi cala nel secondo, però no, ci prova. Non credo sia un problema di fisico, comunque tenuta fisica nel calare, credo che sia semplicemente il fatto che magari c'è un maggior tasso tecnico. Assolutamente, e certo, in certe squadre era ovvio, un po' anche una battuta, sì, però c'è quel colpo che fa la differenza. Diciamo che non è un caso quello che hai detto, l'Empoli con quelle squadre gioca meglio, non subisce il gioco della squadra, sì, forte, sì, questo è il concetto. Sì, perché nella mentalità dell'Empoli c'è la mentalità di praticare un calcio di proposizione e non di subire il calcio praticato dagli avversari, però stavo dicendo che non è una cosa che nasce a caso, perché in effetti l'Empoli, proprio per questo spirito di voler proporre il gioco, cerca un gioco non fisico, nelle caratteristiche non ha un gioco fisico, e quindi automaticamente viene bene giocare bene con queste squadre. Speriamo di portare a casa un risultato, e l'Empoli infatti ha sempre sofferto con le squadre fisiche. Empoli probabilmente senza Bellucci, ma Inter senza Icardi. Senza Icardi, senza Perisic. Perisic sicuramente, perché è stato espulso. Icardi, vediamo un attimino che cosa dirà il giudice sportivo, insomma, ha lanciato una palla contro l'arbitro, quindi insomma. A proposito di difesa, non però nel caso Icardi, ma difesa proprio di reparto dell'Empoli, un flash in vista dell'Inter, perché comunque insomma c'è una situazione di emergenza un po' per l'Empoli. Bellucci squalificato, Barba che non è arruolabile ancora per la partita, e Costa e Pasquale che sono usciti anzitempo contro il Torino. Si spera che non siano infortuni importanti quelli muscolari di Costa e di Pasquale, e se non ce la dovessero fare sicuramente è pronto Di Marco, tra l'altro sarebbe una sfida un po' particolare per lui perché è cresciuto nelle sette giovanili dell'Inter. Un pochino più complicato il discorso dei centrali di difesa, perché se Barba salta l'unico vero centrale di difesa è Ćosić.
speriamo che non sia nulla di grave per Costa, dai. Il tempo è tirano, dobbiamo salutarci. Grazie a Luca Cecconi, grazie a Gabriele Guastella, grazie a voi di essere stati in nostra compagnia e come sempre vi lasciamo all'angolo del tifoso. È stato un esordio molto positivo per i Caduri, molto positivo. Speriamo che si alleni bene con la squadra e faccia un bel campionato. Sono contento. Si spera che faccia un buon campionato e speriamo che le cose vadano a posto. Ma in mancanza d'altro, direi proprio di sì, è scontata la risposta. È un bravo giocatore, se si dice bene nella squadra, per ora si è inserito, visto da ieri, però sa, il campionato è lungo ancora. Mi è piaciuto molto, un ragazzo che farà strada. Con l'Inter bisogna correre senza guardare nulla, se ne può prendere anche 10, un vuol dire, ma bisogna dare tutto, basta, non c'è altro. L'Inter è una squadra che si ferma male. L'Inter è una squadra che fa giocare, si può le fare anche un bel pareggino a Milano. Illudiamoci.